simili, o semplicemente può rivedere qualche aspetto del servizio che tu offri al tuo cliente. Magari puoi fare una promozione specifica su quel problema o sulla soluzione di quel problema o su un servizio che va a eliminare quella problematica, che è sicuramente più costoso, che è sicuramente più personalizzabile, ma che ha degli altri costi. Beh, tu hai trasformato quello che per il 99% delle aziende d'Italia è l'intrasformabile. Non è magia, ci vuole solo impegno, ci vuole solo un po' di elasticità mentale dall'uscire dagli schemi di cui noi siamo vittime. Ok? Addirittura hai avuto l'opportunità di vendere un servizio nuovo, hai personalizzato un servizio che può essere dedicato a clienti nello specifico simili a questo che ha avuto la problematica, e ovviamente questo qua sarà un premium price, sarà un servizio che tu farai pagare ad un prezzo differente dagli altri, differente dalla concorrenza che oramai rimane indietro di due passi. Ok, tutto questo si racchiude su un punto fermo che cerco di portare avanti oramai da diversi mesi, ossia le lamentele di un cliente non sono qualcosa di cattivo, cacca popù, ma sono qualcosa di utile per te. L'ho detto cacca popù per farti ridere, ma invece questa è una cosa molto seria. Nessuno in Italia le considera così come sono, nessuno in Italia si prende la briga di gestirle e nessuno riesce a trasformare quello che per tutti gli altri è l'intrasformabile, trasformare una lamentela in una vendita. Ok? Io ci ho fatto un ebook che ti invito a scaricare gratuitamente e ci ho fatto anche un corso che presto sarà disponibile che metterò a tua disposizione. Inoltre ci sono due puntate del podcast alle quali puoi accedere sempre sul mio blog e ci sono diversi articoli nel mio blog, diversi post nel mio blog che parlano di questo. Ok? Ora rimboccati le maniche, esci da quella che è la massa uniforme italiana di imprenditori che non si interessano dell'assistenza ai clienti, non offrono un servizio ai clienti ottimale e trasforma l'intrasformabile a partire da adesso. Intanto io ti saluto e spero di essere stato utile alla tua azienda, alla tua attività, al tuo business con questo podcast e con tutto il contenuto che cerco di mettere a tua disposizione. Ti saluto, ciao da Raffaele, ciao da Clienti Contenti. Ah, non dimenticare, visita il mio blog www.clienticontenti.com, seguimi alla pagina Facebook Clienti Contenti e scarica e leggi il tanto materiale gratuito che metterò a disposizione per te. Ciao!